nostro pane si basa sulla lavorazione di materie prime senza aggiunta di additivi chimici. Lavoriamo soprattutto con prodotti naturali. Immerso in un'oasi naturale tra il promontorio di Tindare e le isole Eolie, da oltre 50 anni il villaggio turistico Marinello rappresenta il fiore all'occhiello di tutta la costa tirrenica siciliana, dando ospitalità ad oltre 3 milioni di turisti. Per fortuna solo danni materiali sia pure ingenti, e questa è la cronaca di un pomeriggio infernale causato da incendi di natura quasi sicuramente dolosi. Parzialmente distrutta l'azienda della Piego e danni anche se in tono minori causati all'agriturismo Porticella e così pure alla fabbrica Silegno. Unica nota positiva è quella rilasciata dallo stesso titolare della Piego, Pippo Pizzo, che ha tranquillizzato tutti dichiarando che il fumo nero non contiene diossina. Chiaramente bisogna aspettare le analisi dall'aria da parte degli organi competenti per avere la certezza assoluta. Nessun danno invece al rifornimento adibito a metano. Ed ecco infine le interviste rilasciate ad Omnia News dai titolari delle aziende colpite. E allora praticamente diciamo che il danno c'è stato, no? Molto danno. Molto danno. Ecco, pratica, non saprei, ecco, è stato distrutto. Via. Non saprei quantificare in questo momento, non saprei, ma molto danno c'è stato. Molto danno. Non so quantificare, non so dire, però ce ne... Ecco, in pratica sono stati distrutti macchinari. Macchinari, soprattutto macchinari, macchinari. Macchinari, sì. Questo effettivamente. Sì, ecco, sì. C'è pericolo per qualche cosa? No, no. Dato il materiale che è da no, particolare, no, no, quindi no, puoi tranquillizzare. Si parla di diossina ed no, altro. No, no, no. Ecco, quindi possiamo tranquillizzare. Cartone, legno è stato distrutto e i macchinari quindi sì. Un danno enorme. Enorme, sì, un danno sì, enorme. Sono per giù, è quantificabile la cifra? Non saprei dire. Non saprei dire. Non saprei dire. Comunque, è grazie al vostro impegno che avete limitato i danni. Sicuramente, abbiamo cercato di limitare i danni, sì. Perfetto, quindi diciamo che al momento siete stati voi più colpiti perché si era detto del rifornimento ma non è stato integro. Potrei domani, posso capire un attimo a quanto sì, ammontano i danni, vabbè, ma sono okay. Rilevanti. Brutta, ci siamo visti, è bruttissima, anche perché trattando legno giustamente è molto, come devo dire, è molto probabile che praticamente, infatti l'abbiamo salvato l'impianto perché non l'abbiamo abbandonato, perché se noi l'avessimo abbandonato domani mattina avremmo trovato un mucchietto di cenere, avremmo trovato, perché infatti come si vede praticamente è iniziato subito, qua è già preso fuoco perché volante pure, certo. Preso fuoco praticamente, siamo riusciti a spegnere in modo che il fuoco non entrasse dentro, perché al momento che entrava dentro eravamo... Certo. Praticamente ha distrutto tutta la ringhiera esterna. Sì, ecco, sì. Questa è la ringhiera esterna, per fortuna che eravate presenti. Sì, grazie a tutti i collaboratori qua che praticamente non si sono allontanati, non si sono fatti prendere dal panico, non ci siamo fatti prendere. Siamo stati calmi, abbiamo cercato di capire, stando sempre in sicurezza naturalmente, stando facendo attenzione al fumo, cose, tutto il resto, qualcuno ha avuto anche un leggero, come devo dire, attacco di panico oppure intossicazione, sì, perché cercavamo, abbiamo bagnato tutto il cielo, il torno ancora sono un po' scosso.
Eco SRL, incontrata a Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container e compattatori scarrabili. Presso la sede incontrata a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Pieco SRL, al servizio dell'ambiente.